Si narra che nel 1656 i cagliaritani pregarono Sant'Effisio affinché sconfiggesse la terribile ondata di peste, propagatasi nell'isola nel 1652 a causa di alcuni marinai catalani affetti dal morbo e approdati ad Alghero su un veliero mercantile. A settembre dello stesso anno, le abbondanti piogge fecero scomparire la peste. Dall'anno successivo fino ad ora, ogni 1° maggio si rinnova il voto fattogli tanti anni prima. Fu scelto proprio il mese di maggio, poiché è simbolo della rigenerazione della natura. Bambini che tengono viva appunto questa antica memoria. Il 3 maggio di 3 secoli dopo, nel 1952, sempre a Nora, ci fu un evento che indirettamente si lega a Sant'Effisio. Infatti si potrebbe attribuire al santo il miracolo degli scavi di Nora. Gennaro Pesce, incaricato dall'Esid, avviò gli scavi per portare alla luce i resti dell'anfiteatro romano, dove il 3 maggio del 1952 si rappresentò per la prima volta l'opera di Marcello Serra. Nel 1952, con l'allestimento del dramma Efisio d'Elia, tuo padre e Marcello Serra erano consapevoli di aver innescato un processo di sviluppo dell'area archeologica di Nora. L'intento loro era di Marcello Serra per primo, ma anche di mio padre, e era proprio quello di risvegliare l'attenzione dei sardi e anche delle autorità preposte. Mio padre, il ragazzo, la vide come una cosa fantastica. Perché prima Nora viveva solamente un po' nelle leggende popolari. Gli anziani dicevano che c'erano 3 città che si chiamavano Nora, Nire e Nara, 3 città che poi sono state sommerse dal mare. Però fatto sta che invece poi, dopo quella famosa mareggiata che scopre il Tophet, invece poi questa città viene fuori davvero. Io in 2 occasioni credo di essere stato miracolato. Sant'Effisio era già in casa mia. Poi sono nato io e Sant'Effisio che mi canta Vesgocius cullandomi. La mattina del 1° maggio, su Carradori, addobba i buoi che dovranno trasportare il cocchio fino a Nora. La processione che si svolge il 1° maggio è aperta dalle traccas, carri addobbati a festa, trainati da buoi. Seguono i gruppi folcloristici, circa 5.500 persone. Il 4 maggio il santo ritorna nella chiesa di Stampace, a Cagliari, accompagnato dalle fiaccole di migliaia di fedeli in costume, in un'atmosfera di grande suggestione ed una profonda partecipazione popolare.